Va avanti il Taranto, non demerita il Monopoli. Il secondo turno dei play-off di Serie D emette il verdetto non solo per quanto visto sul campo, ma anche alla luce dell'esito della stagione regolare, perché il Taranto viene premiato al termine dei 120 minuti chiusi in pareggio grazie al secondo posto in classifica. Unica differenza rispetto a quanto visto allo Iacovone, riaperto in parte dopo la prima squalifica e successivo ricorso vinto parzialmente dalla società rossoblù dal giudice sportivo. Il Monopoli conferma il suo buon momento di forma, aggredendo subito la gara con la conclusione di Corvino murato dalla difesa tarantina. Dall'altra parte, sulla sponda di testa di Riccio pescato in aria da Carlotto, non si fa sorprendere la difesa ospite. Non ci sono tatticismi e il Monopoli ci prova con Di Matera, la cui conclusione termina alta sull'incrocio dei pali. Poi è D'Angelo che cerca il colpo di prestigio deviando di tacco il traversone di Viscuso. Il vantaggio lo sfiora la squadra di Cocco quando Corvino supera Masserano in uscita, ma vede il pallonetto stamparsi sulla traversa. Il gol al contrario lo trova il Taranto prima del riposo, con il filtrante di Mignogna per Balistreri che batte Mirarco di prima intenzione. Calano i ritmi nella ripresa e dalla panchina sia Papagni che Cocco pescano forze fresche, scelte che premiano il Monopoli proprio nel finale, dopo che Mignogna sfiora il raddoppio su punizione trovando Mirarco attento alla deviazione in angolo. Il cross di Corvino è disegnato per la testa del nuovo entrato Laneve, che ad un minuto dal termine pareggia i conti e manda la sfida ai supplementari, dove il Monopoli a provarci con la Boragine, conclusione bloccata da Masserano, mentre nel secondo tempo supplementare è ancora Mignogna su punizione a spaventare Mirarco. Il resto è solo un concentrato di cartellini rossi, 3 in 5 minuti che puniscono Carlotto, Marini in panchina e Pinto, questi ultimi due del Monopoli, e la festa del Taranto che prosegue la sua avventura nei play-off. Ancora in casa domenica prossima contro l'Arezzo, semifinalista di Coppa Italia che entra in gara nel terzo turno.